Andiamo col collegio, dai, via! Aspettate, ho C'è da disattivato. fare un piccolo disclaimer: noi non abbiamo visto le altre puntate, Ah, stiamo sì. facendo dalla terza, così scopriamo il magico mondo del collegio. Abbiamo visto. Mezza puntata. Dopo i successi dell'82, Ok. già tanto che non mi soffre durare nella gamba. Fuori dai cancelli del collegio, l'Italia vive un vero e proprio Grazie secondo per boom lo economico. Poi il mollo. mondo Oh. cambia all'improvviso. Cade il muro di Berlino e finisce la Noi non guerra fredda. svecchiamo, noi Gli ci anni 90 iniziano ribelliamo. con grandi euforie, Vero, ma la amore? fine delle Sì. ideologie porta tra i giovani anche grande smarrimento. La troca! Minchia! Al collegio è il 1992 e i 22 ragazzi di oggi stanno tornando indietro nel tempo per vivere la scuola al tempo dei loro padri. In un ambiente inedito, il collegio Regina Margherita ad Auto Anagnina blu, c'è un resto nuovo con i miei fra! istituzione. È l'anno del Ed è. multiculturalismo, delle lezioni di Clinton. Una volta, raga, ho Basta, le chiamato la stesse. polizia dal balcone di casa e ho messo auto blu. No, perché si stavano picchiando, ho chiamato la polizia. Però per gasarmi, mentre aspettavo la polizia, ho sparato dal balcone auto blu. Perché Comunque ban? Perché ho visto che ci sono ban? tanti. Per copyright. Ma per la roba dello specchio. Comunque ho Ah, visto sì, che ci vabbè, lo sono. specchio, lo Del specchio. crossover, dei rave, del grunge e dell'hip hop, della nascita di internet, dei primi cellulari e del primo Ta-da! SMS. Ma è anche un anno che sconvolge l'Italia, con Mani l'inizio delle pulite. indagini Mani Pulite e i tragici attentati a L'ho Falcone e tolto, l'ho specchiato, Borsellino. raga. L'ho specchiato, l'ho Al nuovo specchiato. collegio entrano gli anni 90, ma rimane un baluardo di severità e Comunque legalità. mi sa che ci sono Uomo, tanti persone feticisti oneste nel collegio. tra le persone che Zitte, basta! scrivono. Ma cosa c'entra col collegio? Eh no, pure i miei piedi prima, perché tanti Ma si amore, ma scrivono. smettila di concentrarti Io sulle tue leggo la parti. Cioè, chat. sei proprio una lecca culo, guarda. Notifica. Vorrei essere una lecca. Vorrei avere un leccapiedi. Ferri, ti stai ambientando un po' troppo bene tu su Twitch, Dai, dai, facciamo il Le collegio. regole vanno sempre rispettate. Dovete decidere se io sarò un vostro amico oppure il peggiore Ma dei ci sono vostri incubi. anche Bisogna adattarsi. Cos'è che non capisce? Niente. Si vede. Obbedì. Ma come? Non mi interessa con posto in posizione. Seguire le indicazioni del preside, dei sorveglianti, del Dura corpo 2 ore, docente. È tutto Madonna. chiaro? È tutto chiaro? Ma questi stanno come esauriti. Lei è la mia preferita. Senza cellulare. Io voglio la mamma, no. Senza mamma e papà. Ma perché tagliano i Ma capelli, mica, le ha scusa? tagliate i capelli così? Ma nel 92 non c'erano i capelli lunghi, scusate. Non ho capito sta cosa. Ma è vero, perché gli devono tagliare i capelli, poverino? Ma raga, è roba della Volete Rai, sti cazzi. cortesemente tacere? Ce la faranno gli adolescenti di oggi a resistere? Non siete divertenti! E il perseverare rasenta la scostumatezza! È la Madonna. Però è un po' più delegazione degli anni 30 che anni 90, scusa, sti Beh, professori, eh. possiamo andare avanti, questo è solo riassunto, andiamo a vedere cosa succede. Domanda per Zedef. Album preferito di Kanye? Ma sai che io ho sempre apprezzato Good Music. No, non è il mio preferito, però c'è I Don't Like che mi gasa sempre quando sono in macchina. Ormai il collegio è nostro. Morire, dormire. Chi è quel bambino? L'obiettivo è superare l'esame di terza media del 1992. Perché terza media se hanno 18 anni sono un po' Chi ripetenti, ci no? arriva? Ma non hanno 18 anni, Hanno dai amore. 14 ai 17 anni, vabbè, devono fare a 17 anni l'esame di terza media. Cioè, E sono quando un lo po' fai? ripetenti. Quando lo A fai? 13 anni, massimo E in 14. effetti, raga, perché fanno l'esame di terza media a 16 anni? Non ha senso. Sulla chat vedo solo commenti per i miei piedi. E vi amo, chat. È tutto finto. Vabbè, però Nel potevano 92 era farlo. così, ah forse ne si Ma faceva i come nel conti. 92 era così? Ma cosa dite, raga? La Chi preparate laureava ai per 50 l'esame anni? definitivo. Il cancello sta per aprirsi. 1992. Bentornati negli anni 90. Buonasera, sono Giancarlo Magalle. Grazie, Enel. Nel Ma 1992 la andava TV era ormai la mia seconda casa. avanti sta cosa. Ma raga, ma non è vero. Cioè, adesso oggettivamente nel 92 non era il Justin Bieber della televisione, Magalli. Ha solo una fantastica voce per Dai, fare dai, il parlando avanti. voice-over. Ed avevo da poco iniziato a farmi i fatti vostri. Tornate indietro È nel tempo con Gallagher! me. Vi accompagnerò in Ma che quell'epoca bello i euforica videoclip di delle fare immagini questo delle programma. persone sono sempre Vengo a bellissime. sentire, Nei all'ossimo favolosi degli anni anni 90. 80 viene espulsa Aurora. Ok, non si è sentito. Dopo l'entrata di un nuovo elemento che promette molto Andavo da bene, scuola la mattina, Madonna. tutti i ragazzi vengono sottoposti al consueto taglio dei capelli. Fatto che scatena reazioni disperate.
Beh, in effetti, raga, un po' di traumini mi verrebbero, beh. Non ho capito cosa ha detto. No, non ho capito neanche io. Però poverini, è un po' cattivo, di cattivo gusto tagliare i capelli, sì, ragazzi. Ma lei che gli manca la voce perché grida sempre? Mm? Cioè sempre è come se fumasse tipo due pacchetti di sigarette. Ci sono le persone. Ma l'insubordinazione diventa presto pane quotidiano al collegio. Terremoto, terremoto. Siete stupidi. Ciao Chiara, hai mai pensato di fare un patto di ferro tra i collegiali per evitare l'espulsione? Ne siamo messi d'accordo che dobbiamo sempre essere tutti insieme. Per dare un taglio netto al fronte studentesco, il preside organizza un nuovo test a sorpresa. Una serie di semplici domande. Ma i ragazzi prontamente si ammettono. Ho la sensazione che si siano messi d'accordo di non rispondere, mandando all'aria il piano del preside. Chi è sto pezzo? Oh, ho letto una cosa interessante. Apri un OnlyFans dei piedi. Potrei. Spaccherebbe. Ci sono tanti interessati? Non ti capire se posso fare business dei miei piedi. Cosa vuoi? L'amore, dai, chiudi, dai. Ma sono chiusa, ma dai, oh. Sì, sono interessati. Ci sono un sacco di interessati. Ti prego, fallo, amore. Dai, lo facciamo. Facciamo tutte le foto. Nel 1992 è l'inizio di un nuovo giorno. I ragazzi, sempre uniti e compatti nei loro moti di ribellione, sono convinti di averla scampata. Secondo me il preside si è sentito all'angolo con questa nostra minaccia. Che minaccia? Vabbè, ci siamo persi tutto. Ce l'abbiamo noi. Ok. Ma non sanno che il preside ha appena convocato tutto il personale scolastico per un'assemblea straordinaria. Signori, ho voluto convocarvi tutti, e non succede mai, tipo gli Avengers, per fatti di gravità eccezionale. Cazzo, come avete notato, in questi giorni il gruppo si sta ribellando. Vorrei sapere da voi se ci sono persone che si sono segnalate in maniera particolare, cioè che si sono staccate. Raga, però lui è veramente, cioè, ricorda veramente per autorità, per aria autoritaria, una persona. Cioè, è proprio... perché quest'aria è un po'... Bella dagli altri moderna, facendo i capopopolo. Bella. Senza alcun dubbio, Crivellini. Completamente irriverente e irrispettoso. Minchia. Oggi inizia il nostro corso di scienze. Cosa sta facendo? 1992, sì. No, sì. Penso che sia Bettin l'elemento trascinatore. Regà, ma nessuno fa un c***o. Ma che c***o è? Ascoltà come pecore. Non ce la faccio più. Minchia, raga, però non c'ho voglia di fare un cazzo. Ma qua ti chiede qual è la tua canzone preferita di De André. Ma cosa c'entra? Perché sta ascoltando De André. Ma amore, stiamo guardando il collegio. Dai, ho detto un attimo. Ma dai, ma scusami, ma dai, ma amore, ma scusa. Ma papà, ma dillo. Ma adesso mi devi chiedere qual è la mia canzone preferita di De André. Prima rispondi. Via del ciao, Chiara. Dammi il tuo latte, per favore. Ciao anche a te, Federico. Come sta Leone? Non scrivete queste cose a mia moglie. Sì, comunque, no, non intendevo quello che dite Chiara voi chat. Chiara mi sembra un po' incentrata su se stessa. Qua siamo tutti maschi pelosi e puzzolenti. Non so se una ragazza graziosa così vada bene dopo le 22 qua. Goliardicamente parlando, Fede minore di 3 parliamo di piedi. È un attimo che si va a finire alla SMR e poi mi tocca chiudere la live XD. Ok, va bene. non dicevo quello che state scrivendo voi. Cioè, cosa sta scrivendo? Zidane. Sembra Zidane. Ah. Il preside. Non raggiungere la signorina Scarano. Scarano. Insofferenza alle regole totale. Sì, ma boh, le ho detto di parlare. Lei è la mia preferita. E allora vado a casa. Si trunga un po'. Signorina Scarano. La signorina Morabito mi ha mancato profondamente di rispetto. Tra l'altro Morabito è un cognome... Durante il pranzo. No, non dico, no, no, mi dissocio da quello. Però si controlla. Mi dissocio. Cioè, volevo solo dire che mi ricordavo niente. No, perché parlo, dico che sei cagate? Questa è una cosa gravissima. Oggi, quando li incontrerò, comunicherò una decisione molto seria. No. Minchia, ma... Prego, signorine, prego, signori, grazie. Siamo un po' tutti tesi, per paura che qualcuno se ne possa andare. Adesso io so cosa deve comunicare il preside. Se qualcuno se ne va... Qualcuno sarà espulso. No, che bonificherà tutte le paludi. Dai, mi dissocio.
Ce ne siamo già anche gravata. Tutti via. Salute. Siamo un gruppo e quindi a tutti o nessuno. Siamo alla vigilia della terza settimana. E che è cattivissimo come dico lui. Io avrei voluto parlarvi di futuro, di prospettive, di novità. Raga, ma ovviamente non si può. È cattivissimo. Cioè... Ma è normale, è un presidente. No, ma mica spara. Raga, mi fa paura, cazzo. Andare avanti con questo atteggiamento. Ci sono quattro persone che in particolare ostacolano. Ma che cattivissimo. Molto più di altri. Lo svolgimento della vita scolastica nell'istituto. Signor Crivellini, si alzi. Porca troia. Lei. Crivellini l'ho visto, c'ha ragione. Sempre. C'ha ragione. Crivellini merita una punizione, sono d'accordo. Non si gratti la testa. Provi almeno a stare un po' composto. Signor Bettin, si alzi. Crivellini è un po' un figo. Il suo arrivo, tardivo, mi ha dato però la possibilità di notare che proprio la sua presenza. Ciao Zanghigno. Ha turbato la vita scolastica. Ciao Fede e Chiara, siete fantastici. Signorina Scala, la prossima figliola e tante buone cose, cuore. Lei non ha il minimo senso di rispetto nei confronti. Lei invece è brava, autorità. Secondo me. Lei sì, è brava. Le ho detto di parlare, una cosa non ti sta bene, tu la devi dire. Signorina Morabito. Perché gli hanno tagliato i capelli? Perché sono alcuni. Lei devasta le aule e questo. Se per lei è una scritta di bastardo. Potrebbe cortesemente tacere, signorina Morabito. Non ricordi quando Rosellino è venuto. Ed è la prima, non parlo a caso, ad aizzare gli altri. Ma non è vero, dai. Veramente la Morabito aizza gli altri. Ma la questione più grave, signorina Morabito, ha ancora da venire. Minchia, incazzata nera lei. Ho appreso che lei ha. Però dai, quel sopracciglio lì. Se io ero il preside. Basta, se io ero il preside solo per quel sopracciglio lì, l'avrei. Cioè, dai, se. L'avrei. Guarda, vai. Apostrofato con termini inaccettabili. Chi? E irripetibili. Il signor sorvegliante. Cosa ha detto? Lo conferma? Ciao Chiara. Ciao Fede. PS, fate un bonifico. Dai. Il signor sorvegliante. Lo conferma? Lo dico o non lo dico? Lo dico o non lo dico? Benissimo. Ma io stavo silenzio! Male. Lei sta zitta, signorina! Lei sta zitta! Non sto zitta! Vabbè. Salutiamola. È stato bello conoscerti, signorina Morabito. Non sta zitta, benissimo, signorina Morabito! Signorina Morabito! Scegli le tue battaglie, Morabito! Dai! Lei ora lascia il collegio! Sì. Signorina Morabito, fermi tutti, ascoltatemi bene. Signorina, si sieda. Meglio vivi sembate. Il preside Panetti nel 2026. Panetti nel 2026. La signorina lascia il collegio. Se provate ancora a fare qualche cosa di collettivo, vi comunico fin d'ora che insieme la signorina Morabito se ne andranno. Il signor Crivellini, il signor Bettin e la signorina Scarano. Ma povera Scarano! Ed è già deciso. Segua la sorvegliante, signorina Morabito. E voi gentilmente uscite con me. Minchia, incazzata nera, Ho detto vaffanculo, me ne vado. Hai detto vaffanculo, però, dai. Dai, madonna. Ma ha detto vaffanculo a un lavoratore. Vabbè, ma sono nel collegio, ci saranno delle. Ma no, ma poi è troppo imbruttita, dai. Non sei nel quartiere. Capito? Troppo atteggiamento da quartiere, non va bene. Gli hanno tagliato i capelli per niente. Ma perché devono tagliare i capelli? Adesso guarda, ha mandato a fare in culo il preside. Qui ci sta che lo manda a fare in culo, perché l'hanno espulsa. Già che ci sei, sfogati. Qua giusto, si sta giocando bene le sue carte. Innamorabito. E voi gentilmente uscite con me. Cioè, raga, perché ho detto vaffa, non me ne vado. Sì. Ma vaffa, io non dico a lei, ma vaffa. Tanto me ne vado in bellezza almeno, ok? Brava, giusto. Severo ma giusto. Ci sta. Ci sta. Classicone. Sta zitto. Perché se fosse stata zitta lei, secondo me non sarebbe neanche uscito. La madonna, ma si conoscono da mezz'ora. Si conosco benissimo. Vabbè. Ero legatissimo con lei. Sapeva tutto di me come io sapevo tutto di lei. Vabbè, ma vi rivedete dopo, raga. Dai, no, non far così. Sinceramente, è meglio che ne mettono uno che quattro, non so voi. Lui in matematica è forte, raga. Sono scampata un'altra volta. Numero uno lui. ma che dramma, Crimea River, dai. È una persona molto
molto importante per il gruppo. È veramente una ragazza forte che merita il bene. Patati, dai, però si voglio un bene. Lo so. No, che capelli c'hai? Nel collegio mi mancano soprattutto i miei compagni. Grazie Brunetta, grazie Ricci. Vada, moralito, su, vada. Fede vero boomer che mette in pausa ogni volta che deve commentare. Ma comunque Chiara, ti adoro, sei fantastica. Io delle cose che faccio è raro che me ne pento. Io lì mi superiamo, ti prego. Il presidente Manchester Club, direttore del liceo di Mid Valley, di ricordo del futuro. Si sapeva già come sarebbe finito. MC Fly. Raga, io vi giuro, però faccio fatica a capire quando parla, non ho capito niente. Non ho capito cosa ha detto. Uno, nove, nove, due. Ah, perché siccome non si capisce quando parla, adesso hanno un codice e parlano con i numeri. Uno, ha detto 1992. Amore, perché è il 92. Ah, pensavo che perché siccome non si capisce quello che parla, abbiamo trovato un escamotage per comprendere tipo un codice con i numeri. Essere tutti una tigre che esce dalla giungla senza. 75 il codice binario. Ciao Fede e Chiara, anche io ho conquistato una bella biondata e intelligente. L'ho fatta ubriacare giocando a birra pong ma con il limoncello e l'assenzio. Risultato. Basta, chi vuole fa, ora ci sposiamo. La responsabilità. Perché neanche tutti insieme si può. Cioè, chi vuole fare una cazzata la fa e va fuori noi. Basta. Tutti insieme oggi è finito. Abbiamo capito che non può funzionare. Fit con Gallagher, quando il piano dei collegiali non abbiamo finito, il sistema è rigorosamente andato in frantumi. Ma ora non c'è tempo di leccarsi le ferite, perché il preside ha ancora qualcosa da dire. Ho una notizia da darvi. Ho un impegno che mi chiama Roma. Ma come un impegno che lo chiama Roma? Dai, raga, però lo fanno apposta. Dai, raga, lo fanno apposta. Notifica. Che impegno deve andare Roma? Cioè. Ciao Fede, ciao Chiara. Come state vivendo questo periodo di lockdown? Bene, bene, fortunatamente. Ma raga, dai, dai. Amore, hai sentito? Il preside ha detto ho un impegno, devo andare a Roma. Vabbè, dai, lo fanno apposta, patata. Ah, per farli fare andare fuori di testa? No, amore. A chi somiglia il preside? Che deve andare a Roma. Devo partecipare a un congresso. Bene. Quindi starò via qualche giorno. In mia assenza, la professoressa Petolino assumerà il ruolo di preside vicario avendo pieni poteri. Pazzi così cattivo, mamma mia, tra tutti quanti a lei. Lei è pazzesca. Professoressa, la ringrazio molto e le auguro buon lavoro. Grazie a lei, signor Presidente. Arrivederci. Arrivederci. Intanto, arrivederci. Ritornerà da re. Già non rispetto alla Petoli. Chi era di Fede stasera non ho niente da fare. Passerò la serata a donare. Cari collegiali, budget 1K però ci non aspetta una settimana. Va bene. Molto parliamo. Intensa. Basta con sto collegio che ho già il latte. Andremo a recuperare. Un saluto all'esercito tanto per iniziare lo show. E sane regole. Grazie Penguino. Principi di cui c'è un gran bisogno. La battaglia. Lezioni di un vecchio ordinamento che mai tramonterà. Così? Ah, mi sembra abbastanza alto, no? Ah, il vecchio ordinamento. Negli anni 60 il rigore e la disciplina regnavano. Però il rigore e la disciplina, raga. Cioè, ma lo fanno apposta. Grande Fede, ti stimo molto. Ciao, ciao. I ragazzi erano volenterosi e ligi allo studio. Ma che me ne frega di Giacomo Levardi? Ma chi sei? Non è che me lo incontro per strada e gli vado a festeggiare il compleanno. È morto e ciao! Le pietanze servite venivano accolte con grande gioia. Raga, sono morto. Sembra carne cruda alla ciabazzone. Ma soprattutto non si sentiva volare una mosca. Marilu! Ah, Marilu, ok. Ah, erano del collegio. Quindi. Avrete anche dei momenti più piacevoli. Avrete delle lezioni en plein air? Cos'è en plein air? Ci vuole en plein air? Cos'è en plein air? En plein air vuol dire all'aria aperta, amore. In francese? Sì. Vabbè, non possono dire all'aria aperta, ma cazzo. Dire. Ma il modo di dire è dove? In Francia, non in Italia. All'aperto. E avrete un momento particolarmente piacevole che tra l'altro rispecchia un anche a Roma, una mia una vezzosa
passione. Oh. Il karaoke. Ma come il karaoke? Per me il karaoke è perfetto, io lo amo perché io canto in tutte le ore del giorno, nei bagni, nei gabinetti. Oh, grazie Partenopeo Chess. Io vi auguro a questo punto una buona prosecuzione. Grazie mille per la... E buona lezione. Secondo me questo vecchio ordinamento non porterà nulla di buono, prima o poi ci rivolteremo. Come ogni inizio settimana, il bidello Enzo distribuisce la paghetta settimanale di 10.000 lire. Io 10.000 più 10. Raul però sembra non volersi accontentare. C'è la mazzetta. E si rimette in fila. Distanziatevi, distanziatevi. Tu ci hai segnato o no? 10, vai. Andate in no, classe. No, che furbetto, allora. Ha preso il doppio soldi, si è messo in fila. Prendi quello di morbido, che credo che non serva più. Dobbiamo levarlo. Dopo una rapida sistemata ai banchi, la lezione del professor Maggi può cominciare. Professor Enzo, buongiorno. Signori, buongiorno. Prego, accomodatevi. Oggi, su richiesta della preside vicaria Petolicchio, parleremo di un autore della grande tradizione letteraria italiana, un poeta classico. È stato riconosciuto come il vate d'Italia. No, Giosuè Carducci. Ormai siamo nel XXI secolo e i ragazzi pensano ad altro. Cosa gliene frega di Carducci? Cominciamo a leggere qualche ragazzi, cenno della biografia. Ragazzi, fai pausa. Sogno Emilio, lei... Devi andare? Ragazzi, devo andare per il coprifuoco. Chat, vi amo veramente tanto. Fate sentire a Fede la mia mancanza, mi raccomando. Vabbè, tanto sai come me la fanno sentire? Che adesso mi si svuota la live e rimango con solo i fedelissimi del boomer. No. Lo so. No, raga. Rimanete qua e continuate a dire il mio nome. Ma che... Continuate a parlare della latteria Ferragni. Ma che Ferri? Un vaccino. Ciao, amore. Ciao, ragazzi. Notifica. Buona serata a tutti. Comunque, praticamente, Chase Smoker. Ti annoio così tanto quando parlo. Ok. I Chainsmoker. Ah, un'asserzione. Comunque è proprio vero che il tuo tesoro più grande lo hai a fianco. Cazzo, guarda che bomba l'Optimus Prime lì a sinistra. Ti prego, dimmi dove l'hai preso. Dai, ti prego, bibo bibo bibi. L'Optimus Prime. No. Mi è rimasto in mano un pezzo. Notifica. Amore. A me non rimane in mano un pezzo quando mi tocchi. Mi fa una carezza.